La gente, il doc, è qua presente. Allora, prima di umiliare quel randagio del TSO in crociera, forse ti dico la verità, chiamarlo randagio è un'offesa al genere canino? Molto probabilmente. Ti dico una cosa. Allora, finché offendi me, ma va benissimo, io mi diverto con esseri del tuo genere perché sei talmente stupido che anche dicendo le cose mi fai risultare simpatica a me perché sei troppo. Non ci arrivi. Comunque, ti dico una cosa: la prossima volta che tu metti in mezzo mia moglie o qualche altra persona della mia famiglia, devi avere davvero la potenza economica che dici, perché dopo ti scateno contro la mia potenza economica. E non pensare che se faccio un video qua e là non abbia una grande potenza economica. Stai attento perché i video che fai, anche se li cancelli, brutto menomato che non sei altro, si possono lo stesso scaricare da YouTube. Pirlone. Perciò stai attento, offendi me e siamo qua. Non mettere in mezzo mia moglie perché alla prossima, ti distruggo per vie legali, ma nel vero senso della parola. Poi puoi avere 10, 20, 30.000, se te ne metto 100.000, poi non ridi più. Comunque. Piccola premessa, ma adesso ci arriviamo. Allora, fa vedere il grande TSO, un orologio tutto storto, che esiste il coso del sonaglio e ogni volta che lo muovi si sente psst, tarocco che. Ma fai bene, cioè, fai bene a dire che non ti devo dire che l'hai comprato dai cinesi, perché neanche i cinesi fanno imitazioni così di merda. Tu guarda, manco questo, che è un orologio di merda, costa più del tuo merda di orologio. Vedi, questo orologio è un orologio di merda, costa più del tuo merda di orologio. Comunque, poi un'altra cosa, scegli, toh, scegli uno di questi vecchi telefoni, guarda. Te li faccio vedere. Scegline uno, perché così fai delle qualità migliori dei video. Tu ne vuoi scegliere uno? Lo vuoi scegliere uno? Tu, quale vuoi? iPhone? Quale vuoi? Quale vuoi? Fai della qualità migliore. Ma continuiamo, continuiamo. Dato che Tommy il milanista è ricco sfondato, clamorosamente. Tu, cosa vuoi? Vuoi Armani? Dimmi, cosa vuoi? Vuoi Louis Vuitton? Cosa vuoi? Tu. Aspetta, con quale vuoi che ti distruggo? Aspetta, blocchiamo i chip. Con quale delle due? Sai cosa sono almeno queste? Sai cosa sono? Ah no, ma cosa, come fai a saperlo? Ma ti chiedo scusa, no, come fai a saperlo? Ma tu giri con questi! Ma tu giri con questi! No! Li vuoi? No, comunque. Continuiamo, continuiamo. Piccolo dettaglio. E questo è il mio telefono, vedi? Costa più della tua inutile vita. Ma va bene, ma ce li vedremo anche a questo. Ce li vedremo, guarda, come fa Tommy, io c'ho qui la Play 5, c'ha il cartone. L'orologio, tarocco come la merda, toh, allora io c'ho questi. Me li ha regalati la regina Elisabetta prima di morire, me li ha regalati, mi ha detto, toh, doh, sono tuo oro puro. Guarda qua, senti come suonano, che con questi io ti chiamo. Ti dico... Dog? Ah no, non è dog. Dog? Dog! E tu vieni così col tuo grembiulino, perché quello fai come lavoro. Che dai dello schiavetto a me, però lo fai te. Comunque, continuiamo, continuiamo. Anello di Cleopatra. Anello di Cleopatra, 1800. Anello di Cleopatra, 1800. Anzi, 600 avanti Cristo. Anello di Cleopatra, ce l'ho solo io. Boccia di vino. Vai, vai. Del Salento, questa, milione di euro, 1 milione di euro vale. Ma continuiamo, continuiamo, guarda, dato che purtroppo mi dispiace, ma gli italiani ti schifano, infatti sei sempre in mezzo al mare con la metà della popolazione che spera che ti svegli freddo e elegante. Comunque, vuoi che ti do i pound? Toh, vuoi? Toh, 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 6 euro di pound. Così ti vai a comprare la colazione. Li vuoi i pound, piccolino? Non li vuoi? Oh. Non li vuoi, poverino? Ma torniamo alle cose importanti. Che purtroppo questo soggetto qua glielo dobbiamo far vedere, no? Ti dobbiamo far vedere le cose importanti, o no? Lezione, lezione, guarda, mi metto il cappellino
Così ci puoi arrivare anche te, perché purtroppo sei un TSO, cioè c'hai un quoziente intellettivo che forse neanche una gallina appena spiaccicata da un tiro in corsa potrebbe avere, però va bene. Non ti preoccupare, c'è il doc, c'è il doc. Italiano, guarda, italiano, ok? Italiano. Beh, non si dice Tommy il milanista, non si dice. Non si dice freca, che me ne frega, non c'è la C qua. Qua la C non c'è, è che me ne frega, con la G. So che questo a te ti sembra un segno geroglifico, ma lo capisco, cioè, ripeto, mi dispiace, lo capisco, però mi sono messo la cuffia, vedi? Perché così riesci a capirmi, perché così forse, forse con la cuffia, che cazzo ne so, ti nasce un neurone, non lo so, dato che non te la togli mai, ci avrai un ecosistema lì sotto, ma chissà. Che non ti possa nascere un neurone. Comunque, non si dice che me ne frega, si dice che me ne frega. Italiano, è importante, Tom. Non puoi essere così ignorante a 30 anni, ma non puoi essere così ignorante. Cioè, io capisco che prima di diventare uomo per mantenerti andavi giustamente la sera nei viali, però adesso che hai fatto questo cambiamento devi essere un attimo più sveglio. Non si dice che me ne frega. La G. Che me ne frega. Ok? Benissimo, benissimo. Ma continuiamo, continuiamo, continuiamo. Profonda 300 euro. No, questo di Zara vale quanto 10 delle tue imitazioni, perché sono imitazioni, perché non puoi fare un video in bianco e nero facendo vedere un orologio tutto storto, che di solito il Rolex te lo fanno a misura, ma poi i Rolex, mio caro rincoglionito, non li vendono a tutti, cioè devi essere una persona abbastanza importante, perché giustamente Rolex vuole che chi indossa il suo marchio sia una persona che conta. Non tu, capisci? Non tu che fai le pulizie su una nave. Non tu, cioè, ma perché? Perché? Perché ti devi far umiliare così tanto? Perché? Dog, perché? TSO in crociera, ma dai! Ma mi fai quasi pena TSO in crociera! Guarda, voglio concludere il video. Oh, dai, dog, dog! Oh! E dai, non ti distrarre, lo so che sto dicendo troppe parole e che tu non ci puoi arrivare perché c'è un neurone che non sa neanche che cazzo, non lo sa neanche lui che cazzo ci sta a dire lì. Però ascoltami, guarda, guarda. Vedi, io ti do questi qua, guarda, vedi, qua, guarda, così fai la colazione, te li spedisco per posta. Davvero, sono una persona caritevole, io te li do. Così puoi fare colazione, il tuo cibo preferito, guarda, guarda, i bastoncini che piacciono a te, guarda. Solo per te, solo per te. Un bacione e ripeto, e te lo ripeto di nuovo. Finché offendi me, va bene. La prossima volta, Doc, che t'azzardi a mettere in mezzo qualunque persona della cerchia che non sono io, ti distruggo. Ma ti distruggo veramente. Cioè, poi non c'è posto nel mondo, ma non che io ti faccia qualcosa, ti distruggo legalmente. Legalmente ti vengo addosso con tutto quello che ho e non pensare che sia poco. Non pensare che sia poco, perché adesso queste cose che ti ho fatto vedere sono tutte stronzate, perché io non ho bisogno di farti vedere la macchina che ho a casa mia. Io, se sto bene economicamente, me lo tengo per me. Capisci? Chi sta bene economicamente non lo fa mai vedere, non te lo dirà mai a te, te lo tiene per lui. Io non devo sfoggiare il Rolex. Chi te lo dice che di là non c'ho un Rolex? Ma non te lo faccio vedere a te. Anche perché legalmente, se tu non hai qualche diritto con Rolex e lo fai vedere, ti potrebbero querelare. Ma poverino, ma tu cosa devi sapere? Oh, allora, dai! Dai, ti siamo in crociera, ma non ti puoi distrarre sempre. Mi devi ascoltare. Comunque, ripeto, vuoi offendere me? Offendimi. La prossima volta, preparati a una battaglia legale.
Se offendi me, non succede niente. Ci possiamo sfottere per un anno intero. La prossima volta che dici A su mia moglie, che con tutto il bene, se mai tu dovessi trovare una come mia moglie, devi baciare per terra. Baciare per terra. Baciare per terra. Però va bene. La prossima volta che dici A su qualche persona che non sono io, ti distruggo. E ti distruggo e sto video te lo puoi salvare. Fai quel cazzo che vuoi. Dia di nuovo e ti rovino. Un bacione dal doc. Ci vediamo. Offendi me, perché se no ci divertiamo in tribunale. Ciao cucciola!